Ministero dell'Interno è diviso in 5 dipartimenti diversi: il Dipartimento delle Politiche del Personale, dove presto servizio, nel quale io sono responsabile della parte sicurezza e network, e ci occupiamo di dare servizi di infrastruttura e servizi applicativi a tutte quante le prefetture d'Italia. Nell'ambito della sicurezza informatica, il nostro Ministero si è sempre mosso con una particolare attenzione. Nello specifico, il nostro Dipartimento ha il governo e la necessità di proteggere la banca dati unica per l'antimafia, che è una banca dati unica nazionale che coopera con moltissimi enti esterni. Quindi per noi è fondamentale garantire i servizi in sicurezza per il cittadino e per gli utenti che accedono ai nostri servizi. Nel team di networking e security cercavamo una soluzione che facilitasse il lavoro di operation rispetto alle policy da applicare, e in questo sicuramente un approccio come abbiamo avuto nell'architettura di NSX ci ha semplificato la vita e sta facendo in modo di attivare quella sinergia tra il lavoro di operation e il lavoro del gruppo di networking e security. Prendendo spunto dalle ultime due campagne più famose di cyber attack che abbiamo avuto in Italia, che sono WannaCry e Notpedia, il fatto di avere delle politiche di microsegmentazione che ti consentivano di chiudere i movimenti laterali una volta infettata la rete ci ha fatto essere più efficaci e più rapidi nella chiusura del problema. Nell'ordinario invece la semplificazione delle nostre architetture e la facilità nel deploy della parte operation è sicuramente un aiuto vantaggiosissimo. Indubbiamente NSX oggi ha molti player, diverse parti che ti possono aiutare non solamente nella parte di prevenzione ma nella parte di analisi e nella parte di info sharing sulla cyber security. Oggi NSX lo pensiamo un campo nella parte operativa sia per la nostra business continuity che per le sue forti capacità sulla microsegmentazione e arricchimento della parte di security. La direttiva AGIDA ci impone delle misure minime di sicurezza da abilitare sui nostri sistemi e troveremo un particolare beneficio nell'applicazione di questa nuova architettura, perché potremo da una parte semplificare l'imaging delle immagini che andiamo a fare aumentandone però la sicurezza, e da un'altra parte delle policy ad hoc per gli endpoint che richiedono un livello di sicurezza più elevato rispetto agli altri. Oggi l'approccio al digital transformation passa sicuramente anche tramite il percorso di software defined network, perché si riesce a fondere e più facilmente il lavoro che viene fatto dalla parte operation con la parte del networking. Oggi è fondamentale sviluppare più rapidamente, perché dobbiamo raggiungere il prima possibile le aspettative che ci vengono richieste dal cittadino e anche dalle leggi. Per cui le operazioni che prima richiedevano la presenza di un operatore oggi vengono completamente automatizzate, così che ci si possa concentrare sulle parti più importanti. Aver iniziato questo viaggio all'interno dell'architettura NSX ci ha comportato anche un cambio di mentalità necessario per poter sfruttare al meglio le caratteristiche che ci consentiranno di rilasciare dei servizi in cloud in futuro per il cittadino e per cominciare ad offrire dei servizi diversi che non sono solo quello del pagamento delle tasse, ma anche quello di ottenere ovunque il cittadino sia dei servizi da parte della pubblica amministrazione.